Qualche giorno fa vado a prendere un pezzo di pizza al taglio, qua come in imbarazzo, vado a prendere un pezzo di pizza al taglio, il tipo la prende, proprio la mette sulla bilancia, c'era scritto 3,15€, mi guarda, fa 3,50€. Dico, scusi, ma lì c'è scritto 3,15€, fa, ah beh, per 35 cents. Allora lo guardo, do 3€, dico, ah beh, per 15 cents. Lui mi guarda, fa, ah beh, ma io sono qua per guadagnarci, io lo guardo e dico, ah beh, allora io sono qua per prenderlo nel culo, cioè voglio dire, no! Scusate il linguaggio, ma se volevo prenderlo in quel posto andavo in un club privé, mica dal pizzaiolo. Sono uscito, che ero un po' nervoso, sono passato un semaforo rosso, trampaletta dei carabinieri. Il carabiniere mi guarda, fa, non ha visto che era rosso? Dico, sì, che era rosso, l'ho visto. Non ho visto voi, se no mi fermavo. 372€ di multa. Al semaforo successivo, allora, anche se era verde, ho rallentato. Non arriva un cretino con una Porsche, pa! Ma preso in pieno sulla fiancata. Scende signora, sa che aveva ancora ragione lui, fa proprio porco qui, porco là, io c'ho il Porsche, te dovevi darmi la precedenza. Dico, beh, prossima volta metti che ti avanzano i soldi del Porsche, io ho detto comprati anche il cervello. Fa, non me ne frega un cacchio, non ci sono testimoni, dico che te sei passato col rosso. Dico, anch'io, dico che te sei passato col rosso e da come guidavi sarà stato almeno mezzo bottiglione di rosso. Ho subito capito da come teneva il crick che non si poteva fare la constatazione amichevole. Allora chiamo i vigili e il vigile mi fa, ci sono feriti? Dico, guardi, se non si sbriga a venire che mi prende col crick, è sicuro. Il vigile mi fa, ha ha ha, io gli faccio ho ho ho. Poi mi fa, se non ci sono feriti, noi non interveniamo. Guarda che è un fatto vero, eh? L'importante, mi fa il vigile a me, è che togliete la macchina dall'incrocio e poi mi fa, e ripristini la situazione del manto stradale. A me. Ho detto, guardi, combinazione dimenticato a casa la betoniera. Di solito la tengo sempre dietro nello zainetto, ma quest'oggi non ce l'ho. Fa, ma no, cosa ha capito? Nel senso, se c'è dell'olio per terra, butti della segatura. A me. Ho detto, guardi, combinazione, la segatura la tengo sulla betoniera. Venga lei che da come ragiona ce l'ha nel cervello. Sono arrivati i vigili incazzatissimi. Mi hanno detto, lei non ha rispetto della divisa. Dico, no, della divisa ho rispetto. È del pirla che c'è dentro che non ce l'ho. Multa. Allora mi sono detto, questa è sfiga, devo mettermi a posto con la mia coscienza con Dio, vado a comprare un libro di preghiere per mia suocera, Stefano parcheggia un attimo, ma un attimo, in seconda fila, davanti alla libreria delle Paoline, esco, multa, delle preghiere ho detto solo la parte delle Madonne.